Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La recente scomparsa di Giuseppe Gentili, padre della giornalista e conduttrice Veronica Gentili, ha scosso il mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Giuseppe, un uomo di grande spessore e carriera, è stato un punto di riferimento fondamentale per la sua famiglia, lasciando un segno indelebile nella vita della figlia e di chiunque lo conoscesse. Giuseppe Gentili era un avvocato e un dirigente RAI, inserendosi nel panorama dei grandi professionisti della televisione italiana. Nonostante la sua affermata carriera nel campo legale e dirigenziale, Gentili è rimasto una persona discreta e riservata, contribuendo alla crescita personale e professionale di sua figlia Veronica. Il rapporto tra Veronica Gentili e il padre è stato descritto come un pilastro fondamentale. Nonostante la separazione dalla madre di Veronica, Giuseppe ha mantenuto un rapporto sereno e costruttivo con l'ex moglie, garantendo un ambiente familiare solido per la figlia. La morte di Gentili è stata resa pubblica durante la seconda puntata della nuova stagione delle Iene, programma condotto da Veronica su Italia 1. La notizia è arrivata in modo improvviso mentre Veronica era impegnata con le prove dello show. Giuseppe Gentili è venuto a mancare poche ore prima dell'inizio della puntata, lasciando la sua famiglia e il pubblico televisivo in lutto. L'affetto per Veronica e il sostegno da parte dei colleghi sono stati immediati, con un abbraccio simbolico e un messaggio di vicinanza espresso da Max Angioni e dall'intero team del programma. La figura di Giuseppe Gentili rimarrà un punto di riferimento per la televisione italiana e per la vita di Veronica Gentili, che ha perso un padre amorevole.